La caratteristica dello yoga Ratna è di guardare prima di tutto il singolo. Quello che mi ha interessato particolarmente è stato il mondo simbolico dello yoga e devo dire più rivolto al femminile. Lo yoga sappiamo che è di matrice puramente maschile e io in quanto donna ho voluto vedere un po' di più l'aspetto che era maggiormente adatto a me. Sono 40 anni che pratico questa disciplina, perciò ho avuto modo di incontrare vari maestri in India, di seguire delle scuole puramente ortodosse, dai monaci kashmiri del nord alle scuole di Shivananda, a Rishikesh, a Kaladin, in Kerala e altre diverse scuole, e da tutto questo ho messo a punto, insomma, ho visto che cosa interessava a me particolarmente, che cosa sentivo in risonanza col mio essere, e da qui è nato il mio Ratna. Che cosa vuol dire utilizzare i simboli nello yoga? Utilizzare i simboli nello yoga vuol dire prima di tutto lasciare emergere qualcosa che è già dentro di noi. Cioè, non dovremmo neanche stare a pensare o a fare congetture mentali o a capire che cosa sta succedendo. Semplicemente mettendoci in una forma, tenendo la forma, mantenendola per un po' di tempo, il simbolo emerge da sé. Cioè, emerge proprio qualcosa che è latente nella profondità del nostro essere. Puoi farci un esempio? Un esempio? Non so, un esempio facile che è comprensibile da tutti, anche da quelli che non sanno, che non hanno mai seguito lo yoga Ratna, è la posizione della montagna. La posizione della montagna è molto semplice, in piedi, sono i piedi uniti, con le braccia un po' aperte che fanno le sponde della montagna. E che cosa succede durante questa posizione? Succede che si mantiene, che si avverte la stabilità, che si avverte il radicamento alla terra, insomma, la presenza della terra. E poi c'è questo bellissimo simbolo della montagna che indica un cammino di ascesa, no? Dalla terra su, 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 fino alla vetta della montagna. Allora, anche se una persona non pensa esattamente a che cosa sta facendo, in effetti già mettendosi in quella forma simbolica, prende tutta la forza della montagna che sta rappresentando. Cioè, praticamente nello yoga noi rappresentiamo qualcosa per divenire quella cosa, o meglio ancora, per lasciare che quella cosa che sta già latente in noi affiori. Dicevi che lo yoga non va capito, ma va sentito. Sì, lo yoga è una pratica che non va capita, ma va sentita, sì. È molto importante questa osservazione di noi stessi, questo sentire continuamente nel corpo il respiro, di sentire quello che sta succedendo, ma senza cercare di capire perché, senza giudizio. Questo può essere molto difficile per noi occidentali. Non trovo che sia così difficile, visto la marea di gente che si avvicina adesso allo yoga, mi sembra una cosa facile. Sì, viene proposto in diverse forme, chiaramente, però appunto c'è spazio e modo per tutti quanti di avvicinarsi allo yoga. Lo yoga nasce in Oriente e in Occidente, come, che tipo di esperienza possiamo farne che non sia un'esperienza consumistica e superficiale? Ecco, che tipo di esperienza possiamo farne? Purtroppo adesso è diventato sì, visto che si è rivolta anche così alle masse, è diventata una cosa piuttosto superficiale, ecco, è diventato un business, insomma, lo yoga. E questo mi dispiace perché io ci credo alla purezza dello yoga, alla sua origine. E che cosa possiamo farne? Facendo pratica, la pratica non è soltanto legata al tappetino su cui facciamo delle asana, prima di tutto questo è importantissimo da dire, da sentire. Lo yoga deve diventare la nostra vita, la quotidianità, no? Perché dal momento che stiamo attenti a noi stessi, a quello che ci sta succedendo attimo per attimo, a questo soffio del respiro, a come ci muoviamo, finisce che questo lo portiamo a tutte le cose che facciamo nella giornata.
Cioè, lo yoga diventa la vita quotidiana, ecco, non il momento, non assolutamente il momento solo in cui si fa pratica sul tappetino. Molte persone si iscrivono a un corso di yoga però per fare una serie, per imparare a fare una serie di posizioni e anche per sciogliere un corpo che è molto rigido. Può essere un punto di partenza. Perché no? Per me è stato così. Avevo un corpo molto rigido e ho iniziato a fare qualcosa che mi facesse muovere questa energia che era troppo concentrata e troppo ferma, troppo ammassata nel mio corpo. Perciò perché no? Certo, è molto importante. Il corpo è importante nello yoga, nell'hatha yoga in particolare, in quello che si conosce di più, nella forma che si conosce di più e anche nello yogarana, perché tutto parte da questo corpo. Puoi raccontarci meglio quando hai incontrato lo yoga? Sì, ormai l'ho detto talmente tante volte, ormai, sì, però magari quelli che ascoltano adesso non lo sanno. Ho incontrato lo yoga, ho cercato lo yoga, ho cercato una disciplina che mi aiutasse a rendere più flessibile il mio corpo, a rimettere a posto un po' le mie energie di corpo e di mente. Ero sempre molto sfasata. Ero capace di camminare in una linea diritta e il piede mi andava a ruotare là, ero molto sconnessa con i movimenti. Un corpo rigido e anche delle patologie piuttosto pesanti. Ecco. Allora ero un po' stanca di andare da un medico, dall'altro, dagli specialisti. Ho cominciato a pensare che forse se facevo qualcosa che partisse da me stessa, dal mio corpo, dall'ascolto, questo mi potesse aiutare. E in effetti mi ha aiutato tantissimo, perciò sono partita da un disagio fisico. E la tua ricerca è partita dall'Italia o dall'India? È partita dall'Italia, sì. Sì. Ho proprio cercato qualcuno che facesse questa pratica. È difficile perché nella mia città non c'era nessuno, poi ho trovato una persona che la faceva, una donna tra l'altro, allieva di un allievo diretto di Krishnamurti. Io avevo letto delle cose di Krishnamurti, che poi tra l'altro ho avuto l'immensa gioia, l'immensa fortuna di conoscere in India. E ho cominciato con lei a fare delle pratiche proprio di Hatha Yoga, di asana, semplicemente di asana. E poi da lì sono andata avanti, di mano in mano capivo qualcosa di più, sentivo qualcosa di più, venivano fuori sempre di più i miei disagi, e allora cercavo di comprendere il perché delle cose apparentemente così semplici come l'ascolto del respiro, come l'immobilità del corpo, mi portassero tanti e tanti disagi. E lì ho cominciato a studiare su di me e poi sugli altri. E qual è il rapporto dello yoga Ratna con la tradizione, possiamo dire con l'hatha yoga, con il tantrismo? Direi che li comprende un po' tutti, perché io sono partita appunto dall'hatha yoga, anzi ancora prima dallo zen e dallo zazen, che mi interessavano di più, però appunto. Quando ho capito che mi mancava invece la base, che mi mancava la terra, mi sono approcciata di più alla parte fisica dello yoga, perciò. E nello yoga Ratna c'è compreso tutto, perché c'è quella forma di Hatha Yoga che guarda a tutti i vari passaggi che sono della stanga, no? Questi otto scalini per arrivare poi alla meditazione e a qualcosa di più, se ci si può arrivare. Però nello yoga Ratna c'è compreso il tantrismo, c'è compreso l'hatha yoga, c'è compresa la bhakti, cioè io trovo che dividere, no? In tante forme sia di nuovo, insomma, è un po' un errore, no? Cioè non capisco perché una persona che fa la bhakti yoga, ad esempio, sia soltanto su questa linea devozionale, senza prendere in considerazione il suo corpo, senza prendere in considerazione la natura che circonda, senza prendere in considerazione l'altro. E lo stesso tutte queste forme di yoga che trovo, che ho sempre trovato un po' divise, no? Mentre invece, visto che lo yoga è unione, io ho cercato di raggruppare un po' tutto in quello che ho chiamato yoga ratna, che significa gioiello dello yoga, cioè qualcosa che risplende. Utilizzi anche molto il suono, i suoni. Puoi Sì. Sì, dirci qualcosa di questo questo? mi viene particolarmente dal tantrismo e da tutta la
l'azione dei chakra, dei grandi punti focali di energia che sono nel nostro corpo e che riguardano dei metaboli corporei con degli elementi particolari, che sono i cinque elementi, la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria e l'etere. E questi suoni, questi movimenti elementi del corpo hanno delle vibrazioni particolari che si chiamano bija mantra, le sillabe seme. Allora io lavoro molto su queste sillabe seme che sono potentissime, ancora di più del mantra stesso. Il mantra racconta una storia, dà un nome ad una divinità, racconta qualcosa. Il bija mantra è un condensato di energia, perché è il seme, che come il seme contiene tutto il progetto della futura pianta. Molte tue posizioni prendono spunto e origine dalla danza. Questa è un altro canale di ricerca e di esplorazione. Sì, a un certo punto, dopo diversi anni, molti anni che facevo yoga e che sentivo questa staticità, ho sentito proprio l'esigenza del movimento. E allora ho guardato un po' nella danza, che cosa mi ispirava, meraviglioso perché è movimento nello spazio. E allora tante mie sequenze sono fatte proprio, vengono eseguite come se fossero in una danza, come quello che si conosce di più nell'origine, che è il saluto al sole. Ecco, io ho messo a punto tante sequenze, alle varie divinità, no? Le varie forme della mitologia indù, prendendole proprio in movimento guidato dal respiro. E questo incontra, c'è un riscontro nell'insegnamento, nel senso che gli allievi apprezzano molto. Certo, anche i movimenti delle mani, anche le Hasta Mudra io le uso molto, sì, perché è sempre un completamento, no? Cioè, credo che ci deve essere tutto quanto, immobilità, movimento, suono, cioè, per me lo yoga è inteso così. Maschile e femminile, nello yoga, in che senso? È una ricerca al proprio interno, come tu prima hai detto che hai cercato una modalità femminile di incontro con lo yoga, di ricerca, cosa intendevi? Ma prima di tutto perché io tantissimi anni fa sono stata anche allieva di Iyengar e c'era questa forza marziale in lui, no? Questa forza guerriera che mi piaceva molto in quel momento, avevo senz'altro bisogno di quella forza guerriera. Andando avanti nel tempo mi sono accorta poi che io non dovevo diventare un guerriero, magari una guerriera che mi si addice di più. E allora ho cominciato a sentire un po' di più la parte maschile e la parte femminile che stava in me. Ed era la parte femminile che voleva uscire, perché il guerriero l'avevo anche già vissuto. Infatti il tuo ashram si chiama Surya Chandra Marga Ashram, sì, la via del sole e della luna, perché ci deve essere sempre ci deve essere sempre questa perfetta integrazione tra il maschile e il femminile. Lo yoga non è solo ascetismo, può essere anche un modo di intervenire nel mondo. Certo, perché no, non è solo scetismo, può essere, se qualcuno sceglie la via scetica, benissimo, ci sono addirittura tantissime posizioni, tantissimi esercizi che vengono dall'Hatha Yoga, dallo yoga casimiro tantrico, che aiutano a governare la sessualità, ad esempio. Non dico reprimere, che è una parola che non mi piace, però governarla, no? Così come ci sono delle posizioni, invece, degli esercizi, delle pratiche che la potenziano. I tuoi maestri sono stati tanti e Sì. tante. Vuoi ricordarne qualcuno in particolare? Sì, ho incontrato tanti maestri, meno maestre, però ho incontrato anche delle donne straordinarie che portavano avanti una pratica yogica. I miei maestri sono tutti molto cari, e purtroppo sono tutti morti, non ce n'è più neanche uno in vita. A parte Swami Yoga Swarupananda, ad esempio, che è stato il mio maestro esaminatore quando ho fatto la prima scuola a Rishikesh,
Poi ce ne sono altri straordinari, Swami Vedabharati, però i miei maestri proprio con cui ho avuto un grande rapporto, molto intenso, non ci sono più. Spesso quando cerchiamo di fare una posizione, andiamo incontro a una volontà di performance. Come ci consigli di interagire con questo aspetto dello yoga? Ma sai, all'inizio credo che sia per tutti, che capiti a tutti, facevo anch'io le performance, mi piacevano moltissimo, anche perché venendo da una rigidità estrema del mio corpo, quando ho cominciato a sentire che potevo plasmarlo, è stata una conquista straordinaria e poi mi piaceva anche mostrare agli amici, ad esempio, queste cose. Mi ricordo una volta che facevo la posizione sulla testa andando nel lotto. Allora, prima facevo questo nel lotto e poi dal lotto, tac, andavo sulla testa. Una cosa meravigliosa. Allora volevo farla vedere ai miei amici. Sono caduta. Credo che sia stata l'unica volta in assoluto della mia vita yogica che sono caduta nella posizione sulla testa perché era la mia posizione. E da allora mi ha fatto capire qualcosa questo, no? Ho cominciato a dire, ma perché mi devo esibire? Non per la vergogna di essere cadute, ma proprio ho capito che era assurda l'esibizione. E mi dispiace quasi che ci siano i miei primi libri dove faccio queste posizioni spettacolari, no? Perché alla fine con questi libri do l'idea che lo yoga dovrebbe essere così, cioè devi raggiungere queste forme straordinarie. Adagio adagio, andando avanti negli anni, ho capito che non è quello l'intento, no? Non è senz'altro quello. È un buon mezzo, soprattutto per i giovani, però se c'è uno scopo, alla fine chiaramente non è quello. E nell'insegnamento dello yoga ai bambini, che cosa hai scoperto? Lo yoga non è per i bambini, bisogna parlare di un gioco prendendo delle pratiche yogiche che vanno bene per i bambini, ci sono delle bellissime forme di animali, di aspetti della natura che vanno bene, però dobbiamo fare delle definizioni, insomma, ben precise, no? Lo yoga è una pratica per adulti. Forse questa dimensione di gioco un poco può essere utile a noi adulti a non prenderci troppo sul serio. Sì, certo. E con le persone anziane? E con gli anziani, beh, mi hanno dato una grande soddisfazione le persone anziane. Ho lavorato tanti anni con gli anziani, anche con i bambini ho lavorato. Però poi ho fatto una scelta, ho scelto di lavorare di più con gli adulti, mentre ci sono delle persone che sono molto adatte al gioco, a far giocare i bambini. E allora possono far giocare prendendo delle pratiche yogiche. Con gli anziani è molto bello lavorare, perché anche loro ritornano un po' indietro, no? Ritornano un po' bambini. C'è una bellissima frase di Neruda che mi ha sempre colpito, che è: un bambino che non gioca non è un bambino, ma un adulto che non gioca più ha perso per sempre il bambino che ha dentro di sé. Questo mi è sempre stato lo specchio, soprattutto quando lavoravo con, praticavo con gli anziani. Tu ci parli spesso di libertà. Perché ti sta così a cuore? Cosa vuoi dirci? Perché è fondamentale che ci sia libertà nell'individuo, solo che a volte viene anche fraintesa, eh? Libertà sì, però un piccolo schema ci deve essere in cui ci muoviamo, no? Ad esempio nel yoga, un piccolo schema lo dobbiamo dare, però poi l'individuo deve essere libero, non sopporto le sette, restringono la mente. Libertà in questo senso, proprio nel senso che l'individuo deve potersi esprimere in tutte le sue forme, come sente, senza seguire, no? E come nel rapporto fra flessibilità e controllo, fra lasciare andare e fra tenere, quando facciamo una posizione? Anche quello. Durante un mantenimento di una forma dobbiamo usare un pochino di forza, perché quella ci vuole, e un po' di abbandono.
forza e abbandono. Il sentire che possiamo avere in mano la situazione, come quando andiamo a cavallo, che dobbiamo tenere, no? Ma poi anche lasciare andare le briglie. Vuoi salutarci con un pensiero, un augurio? Un augurio di buon cammino a tutti, con la speranza che tutti possano ricercare nella via dello yoga e trovare nella via dello yoga la felicità. Grazie.